In questo breve video vi spiego la differenza tra impianti standard e impianti premium. E ci sono pazienti che hanno bisogno di piccoli lavori, il classico paziente che arriva con un ponte che si muove, bisogna togliere le radici e rimettere un piccolo pezzo di dentatura. Ci sono pazienti che invece hanno avuto la piorrea e hanno perso completamente tutta la dentatura. Li classifichiamo come lavori di riabilitazione della bocca. Qua gli impianti dentali vengono posizionati paralleli, infatti ho segnato con i trattini l'asse di inserzione dell'impianto dentale. Quando invece noi andiamo a mettere 4, 6, 8 impianti dentali, l'impianto deve essere messo là dove c'è osso. Noi non abbiamo impianti paralleli, ma abbiamo impianti divergenti. Non possiamo mettere gli impianti tutti paralleli nella bocca del paziente, perché l'impianto deve seguire là dove c'è osso. E se io devo mettere l'impianto nell'osso, lo devo mettere in questa maniera, ma se l'osso è storto non posso mettere l'impianto parallelo all'altro impianto. Gli impianti nelle riabilitazioni sono sempre divergenti. Quando io devo mettere poi i denti sopra questi impianti, ho necessità dei cosiddetti abutment, pilastri che escono dagli impianti che vanno a avvitarsi all'interno dei denti artificiali. Sopra avvitiamo gli abutment, sopra gli abutment si incollano oppure si avvitano i denti definitivi. Esistono due tipologie di abutment e adesso entreremo più nel dettaglio. La qualità di un lavoro protesico dipende in gran parte dal tipo di pilastro che viene selezionato. Ci sono diversi tipi di marche di impianti le cui case implantari fanno certi tipi di pilastri che permettono di mettere dei denti in maniera passiva che poggiano sugli impianti. Altre marche di impianti dentali non hanno questi tipi di abutment, di pilastri, e per rendere i pilastri paralleli tra di loro il laboratorio va a limare il pilastro fino a renderlo parallelo agli altri pilastri sugli altri denti, oppure si va in maniera tale che i denti che noi andiamo a mettere non abbiano delle forze tensive. Queste forze tensive fanno rompere o i pilastri o le viti interne, le fanno svitare, o peggio ancora si rompe la ceramica sopra gli impianti. Quando noi andiamo a mettere dei denti artificiali sopra gli impianti, hanno in genere un'anima metallica e sopra di queste vengono fuse poi la ceramica, che sono queste forme di denti artificiali che vanno a coprire la struttura metallica. Per fondere la ceramica bisogna mettere questa polvere di ceramica in forno ad alte temperature. Il metallo ha un certo coefficiente di dilatazione termica. A 1000 gradi si dilaterà. La ceramica ha un coefficiente di dilatazione termica che è diverso da questa barra. Questa differenza di coefficiente di dilatazione termica, quando i denti vanno a raffreddare, più è lunga la dentatura, per esempio 12 denti oppure 14 denti, più è alta la probabilità che in fase di raffreddamento il materiale si storce. Queste distorsioni, quando poi andiamo a avvitare i lavori sopra a questi pilastri attivi che sono stati limati per renderli paralleli, conservano delle forze tensive che non fanno bene né ai pilastri né alle viti di connessione né ai denti definitivi. Per evitare questo grande problema delle riabilitazioni complete, di cui veramente in poche cliniche che fanno turismo dentale parlano, ci sono dei tipi di pilastri che si chiamano multi unit abutment, chiamati MUA, abutment che vengono utilizzati in caso di riabilitazioni con molte unità di impianti. Più saranno divergenti gli assi e più è importante utilizzare delle connessioni che sono passive. Adesso vi farò vedere una carrellata di lavori fatti bene e di lavori fatti male, lavori divergenti che i dentisti hanno provato a rendere paralleli e lavori invece così come dovrebbero essere fatti, che sul lungo termine significa avere risparmiati i soldi. 8 impianti dentali che mi costa 6.000 euro, ne trovo uno che mi costa invece 8.000 euro ma che vengono utilizzati in MUA. In un caso butto 6.000 euro, nell'altro caso ho speso e basta 8.000 euro. La grande differenza sul lungo termine sulle prestazioni del lavoro, degli abutment e degli impianti nell'osso. Cosa succede se non vengono utilizzati i MUA? Se non vengono utilizzati i multi unit abutment, sul lungo termine avremo protesi che si svitano, oppure avremo abutment che si rompono, oppure avremo un riassorbimento dell'osso, perché l'impianto flette nell'osso, sviluppa delle forze tensive e l'osso va piano piano a salire nell'impianto. Quando si scopriranno poi le spire, questo
è una gengiva che piano piano va a riassorbirsi e l'impianto va in espulsione. Per quello si dice sempre che la qualità del lavoro si vede sul lungo termine. È vero, si vede sul lungo termine, ma se un policlinico ha una certa onestà intellettuale, spiega al paziente le differenze e quindi guida il paziente a una scelta consapevole dei materiali, delle tecniche da utilizzare, allora a questo punto è molto più probabile che il lavoro vada incontro verso una durata perfetta nel lungo termine. Adesso andiamo a vedere realisticamente quello che si vede in giro sul web. Altre cliniche magari che cercano di fare i nostri stessi prezzi o leggermente più bassi, ma che giocano sulla ignoranza del paziente, sul fatto che il paziente è in uno stato di non coscienza di quello che è importante valutare quando si va a fare una chirurgia, anche se piccola, complessa comunque, perché si mettono un sacco di materiali artificiali. E col solo fatto di attirare il paziente col prezzo basso, in realtà mette il paziente dentro a una spirale del dentista, dove comunque nell'arco di 5-10 anni il paziente dovrà comunque tornare dal dentista a rivedere il lavoro.